rappresentanti delle associazioni, degli aspiranti, ringrazio assolutamente tutti voi per la vostra presenza, ringrazio anche i collegati a distanza con i quali abbiamo importanti collaborazioni attive a livello amministrativo. Oggi presentiamo un progetto secondo me molto interessante, molto bello. Avevo già provato a cercare di fare qualche cosa di simile insieme alle associazioni di categoria, l'Apre Numero, non so se qualcuno se lo ricorda, vagamente questa cosa qui ha delle somiglianze e delle similitudini, cioè si riescono a creare dei percorsi che poi verranno ben descritti dal punto di vista tecnico, amministrativo, culturale, da chi ne sa più di me, che ringrazio, e dei meccanismi virtuosi di sensibilizzazione che si esplicano e si declinano attraverso varie azioni che poi descriveremo, per favorire la sensibilità nei confronti del rispetto ambientale, dei buoni comportamenti anche nei confronti dell'ambiente, un qualche cosa su cui ormai tutto il mondo sembra essere orientato, giustamente orientato. Tra l'altro anche come amministrazione recentemente stiamo facendo dei passi importanti, non soltanto dal punto di vista amministrativo, ma anche progettuale. Abbiamo recentemente costituito il più grande biodistretto biologico d'Europa, quindi stiamo veramente facendo passi da gigante da tutti i punti di vista, e non temperanza con quelle che sono le linee di indirizzo di condotta comunitaria sul rispetto ambientale. E io ringrazio veramente, a partire dall'assessore Erika Lanelli, per questa brillante iniziativa. Ringrazio molto sentitamente il dirigente, il nostro architetto Domenico Merone, che nei suoi occhi, oltre grande passione, competenza e professionalità, vedo qualche cosa che a me piace moltissimo, perché credo che l'amore, la passione, l'entusiasmo siano i motori principali della vita, e quando mi parlava di questo progetto esprimeva veramente con gli occhi curiosità e grande felicità. Quindi è un progetto molto importante per la nostra città, di coinvolgimento dei cittadini, con azioni, come dicevo, virtuose, e comprendendo anche un po' il nostro modus operandi relativamente al coinvolgimento degli organi di intermediazione rappresentati dalle associazioni di categoria nei tempi della pandemia, con il numero felice in poi, abbiamo sempre tenuto in massima considerazione. Quindi questo progetto prende questi cittadini sulle politiche sostenibili, sulle politiche ecologiche, dove vengono attribuiti dei punteggi che poi permettono di partecipare a concorsi nazionali che sono organizzati dal municipio nei partiti, ma anche locali, cioè organizzati direttamente dall'amministrazione comunale, che ha messo un piccolo plafond a disposizione che poi sarà possibile convertire con l'acquisizione di un punteggio anche di un bonus smontisti nei confronti degli esercizi commerciali. Poi il nostro assessore si approfondirà questo aspetto, che ovviamente aderiranno alla progettualità. Quindi si va proprio anche ad aiutare all'interno delle tasche dei cittadini chi ha dei comportamenti virtuosi. E questa è un'altra cosa che secondo me a livello motivazionale avrà una grande efficacia. Quali sono essenzialmente queste azioni cosiddette premianti? Innanzitutto si parla di conferimento corretto dei rifiuti al centro di raccolta comunale, di risposte ai quiz delle applicazioni equattivi che hanno funzione anche nazionale di sensibilizzazione, chi adotti pratiche di compostaggio domestico, chi ovviamente distribuisca personalmente attraverso la sua comunicazione personale e soggettiva, invitando un amico ad aderire o due amici ad aderire, chi utilizza l'abbonamento per i mezzi pubblici, per i bus, per i treni. Ieri abbiamo avuto un importante incontro con la Polinia Toscana, con i quali abbiamo in ordine di fare anche nei prossimi giorni una conferenza stampa, una comunicazione dove si elencano tutti i nuovi investimenti, anch'essi ovviamente orientati, green oriented, che vanno in questa direzione. Quindi c'è grande sinergia e grande crescita generale della sensibilità ambientale. Poi c'è anche un'altra premialità che consiste nell'attribuire dei punteggi a chi frequenta i luoghi di interesse del territorio grossetano, hanno aderito ad esempio il Parco Archeologico di Roselle, il Parco della Maremma, l'Osservatorio Astronomico, il Museo Archeologico dell'Arte Sacra della Maremma, infatti qui vedo anche la rappresentante, la direttrice, la Fondazione Grosseto Cultura con il Polo Culturale Cladiste, il Museo Collezione Buzzetti, il Museo di Storia Naturale, l'Istituto Musicale Giannetti, la Fondazione Polo Universitario Grossetano con il Museo Lab, la Biblioteca Universitaria e la costituenda biblioteca della Fondazione, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea e le istituzioni di Amore. Quindi come vedete un grande coinvolgimento anche culturale di tutta la nostra città, dei principali stakeholder culturali della nostra città. Un'altra azione riguarda i nostri giovani, riguarda chi si voglia culturalmente accrescere frequentando libri in biblioteca e acquisendo prestiti appunto
e il sistema quindi attribuisce dei punteggi, gestisce delle stazioni a premi, classifiche, patch di merito e indicatori di performance utilizzando le tecniche di indicizzazione, quindi missioni, classifiche e la possibilità di vincere dei premi con strumenti di coinvolgimento e motivazione degli utenti. Il progetto prevede un concorso nazionale a premi, la estrazione sarà programmata per aprile 2024 con in premio un veicolo elettrico tra tutti i cittadini dei comuni che aderiranno al progetto. Sarà possibile in work in progress scaricare la classifica dei cittadini attivi per realizzare azioni semplici ma di forte motivazione, come ad esempio la consegna di attestati o la possibilità, come dicevo poc'anzi, di convertire in punti maturati in sconti sui servizi a domanda di euro. Il progetto permette inoltre all'interno dell'applicazione, in modo molto semplice ed efficace, di verificare le azioni premiate, i punti maturati e i premi disponibili. Un qualche cosa veramente di interessante, di innovativo, non ricordo in questi 7 anni di amministrazione in cui sono stato sindaco, con questo onore e questo onore, di aver visto cose simili, quindi tutto ciò che è innovazione, evoluzione e creazione di nuove situazioni a me piace tantissimo, soprattutto quando c'è questa sensibilità green che mi caratterizza come agricoltore, come uomo, ma anche come sindaco e come amministrazione. Quindi, come inizialmente esordivo ringraziando l'assessore all'ambiente Carnelli, il dirigente Tonio Moroni e tutti coloro che si sono impegnati, chiudo ringraziandomi ancora una volta e passando proprio la parola al mio assessore Elio Manetti. Grazie.